If you should lose me, oh yeah, you lose a good thing. If you should lose. Ciao, che cavaliere! Oh yeah, you lose a good thing. Che carino, hai preparato tutto. Ho preparato tutto. Sai una cosa, Martin? Mi piacciono gli uomini servizievoli. Chi è? Permesso? No, che ci fate voi qua? Andatevene, su, andate! Ma che state facendo in capannone, eh? E perché spingere così? Mi spieghi perché sei vestito così? No, è che ero a una riunione con Franco, lo sto aiutando per una questione della palestra, insomma, vogliamo dare uno stile più serio, e per questo ho la giacca. Che combinazione, che ci fate qua? Fammi venire per montare panco, per vendere crauti, dove servire Fräulein Marina. Non ci posso credere! Che succede? Dico, no, non posso credere, è una tale coincidenza, anche sì, a parte che ci conviene, perché qui passa tanta gente e vediamo molto. E donne provocanti anche. Beh, ci potresti aiutare, perché inoltre così vestito sei carino. Sembri un ragazzo più grande. Ti piaccio? Sì. Beh, adesso smettere con tutti questi sbaciocchiamenti e immediatamente a lavorare. Lavorare? E io andare a prendere tavolo. Ebbene, vai, io adesso vi lascio, vado a vedere se c'è qualcosa qui dentro. Voglio parlare con te. Vado ad aprire. Molto bene, e sbrigati, perché potrebbe essere un altro regalo per la bambinaia che si pavoneggia nel pollaio. Fiori per la signorina Florencia. Un fattorino con molti fiori. Mandalo via e sparisci. No, che li lasci e si fermi. Quei fiori vanno fuori di qui. E anche quel signore. Senti, questi fiori restano. Che ti succede? Ti penti di quello che fai tu, ora? Tu dovresti pentirti. Vediamo chi te li ha mandati, perché può essere secondo, terzo, quarto, quinto, sedicesimo. E lo vieni a dire a me quando prima mi mandi i regalini e poi esci con la prima che incontri, caro? Io gioco su due fronti. Tu invece stai giocando su tre fronti. Tu tradisci tuo marito prima di sposarti. Che? Guarda, finge di non sapere. Pensi che non sappia che ti sposerai con Segundo. Sai una cosa? E io voglio che voi ve ne andiate, forza, andate via, sparite, forza. Che cosa succede? Hai perso di nuovo la testa? Già sappiamo chi sei, no? Vediamo. Neghi che hai fatto tutto per denaro, tutto per soldi? Mento se dico che sei il peggior esempio in questa casa per i bambini? Mento se dico che non dovrei fidarmi di te? Sentiamo, parla, di qualcosa. Sai cosa c'è? Sai che cosa c'è? Che cosa? Sei rimasta senza parole? Che sono una calzolatrice, che mi importa solo di soldi, che non amo te, che non amo nessuno e che sono una brutta persona. Martinuccio, attenzione con donne feline, tu capire? Non fare soffrire la piccola Marina, perché pentimento è arrivare tardi e dolore di testa molto presto, tu capire? Va bene, Greta, va bene, stai tranquilla e tornati a casa. Molto occhia, per tu favore, capire? Sì, stare attento. Greta, vai. Ho detto di sistemare tutto. Ah, va bene. Ti ho detto che stai molto, ma molto bene. Sì, anche tu, questa gonnellina ti sta perfetta. Ti piace? Sì. L'ho presa in boutique, me l'ha data Valentina. Mi dai un bacino? Ah, no! Adesso non posso, è fra mezz'ora torno. Ma dove vai? Vado, una sorpresa, amore, torno presto. Sono tornato, eccomi, scusi. Martin, dove sei stato a fare pesi? Vedi, perché, io... Perché non ne hai bisogno. Certo, hai ragione. Vieni, avvicinati. Perché... Ma calmati, non ti voglio mangiare, Martin. Dimmi una cosa. Sì. Tu non hai mai baciato una ragazza? Io? Beh, con milioni di ragazze sono stato. Se ti raccontassi ogni storia che ho avuto, dai, beh... raccontamene una. No, perché sarebbe poco carino raccontarle, capisci? Certo. Raccontarle sì. Non si può, no. Beh, allora lascia che sia io a raccontarti. Certo, lasciami la cravatta. Io sì, ferma, me la tolgo. Ecco, non fa per me, sai, la cravatta. No, non fa per me, no. Ma non ti preoccupare, ti si sono solo tolti gli occhiali, tutto qui. Se tu ti rilassi,
Sì. Io posso aiutarti, così sarà tutto più facile. Tutto più facile, eh? No, ma... ma no, qui. No, torno subito. Mi serve... ti voglio fare una sorpresa. Una sorpresa? Questo mi serve, questo, certo, questo, ecco. Cosa ho dimenticato di dire una cosa a Franco. Devo scrivergli un messaggio sul vetro della palestra. Ora torno, aspettami. Martin, che fai? Sono qui. La tua cravatta? La mia cravatta me la sono tolta perché mi stringeva, sì. E la mia sorpresa? Ecco la tua sorpresa, eh? Che bello, hai visto? Sì, sì, il problema è che io non lo uso. Beh, è il momento che tu cominci a usarlo, forse ti sta bene. Fermo, fermo. Mi sta bene? Sì, molto bene, mi prendo questo e torno presto. Mua, ciao. Sei molto in ritardo. Sì, molto, tieni, ti ho portato dei crauti tedeschi. Li hai mai mangiati? Crauti tedeschi. Beh, che buoni, li mangiamo dopo questi, eh? No, ma perché? No, vieni con me. Oh, perché non inviamo più tardi adesso? Prima mangiamo un po', no? Hai paura? No, no, hai per paura, niente, per Martin, niente. Hai paura? No, 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 non niente affatto. Solo che insomma vorrei prima i crauti. Beh, comunque ti posso dare un consiglio? Sì. Non rinviare a domani quello che puoi fare oggi. Martin! Franco! Come va? Ti presento un'amica, Sulema. Sulema, Franco. Franco, Sulema. Ciao, come va, Franco? Martin, come stai? Io? Niente, Sulema è un'amica di Franco, è venuta a trovarlo, tutto qui. È vero, Franco? Sì, è una mia amica, sì. Martin, ma scusa, tu non sei la ragazza di Nicola? Beh, sì. Io avrei piedi molto stanchi perché vendere tanti crauti e andare di qua, di là. Che succede, Re Floricienta? Perché essere tanto triste? Che diavolo succede adesso? Ho fatto un pasticcio, grande come questa casa, Greta. Cosa? Ho detto a Massimo che mi sarei sposata con Segundo. Ah, Floricienta, perché tu avrei detto una simile stupidaggine? Sì, lo so che ho sbagliato. Comunque lui mi stava accusando di essere un'arrampicatrice, di essere molto venale, come Delfina. Io non potevo lasciare che mi dicesse questo. E quindi ho pensato che era la cosa migliore che potessi fare. Zac, gli ho mentito. Floricienta, io essere esaurita. Io non saprei come dire, già detto 845.743 volte che tu dovrai guardare profondamente dentro tuo cuore. Cosa dire tuo cuore, dear Federico? Dice che era il mio principino. Tu dire lo stesso di signor Conte, vero? Perfettamente mente. Allora adesso prendere signor Conte per le piume e a cuore aperto parlare con lui una buona volta. Perché lui non potere sapere quello che tu stai pensando. Lui non sapere. Lui dovere sapere veramente chi essere Floricienta. Bene, hai ragione. Ya, io avere sempre ragione. Bene, lo chiamo? Ya. Devi reagire, Massimo. Non puoi continuare così. No, 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 te la devi togliere dalla testa. Flor non è per te. No. Dai, rispondi. No, ha risposto la segreteria, la segreteria! No, 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 mandare il messaggio testuale allora. Che? Io mandare il messaggio di testo, io imparare. Ma che pensi che sono un ingegnere nucleare? Io, non sono capace di mandarlo. Io non sarei e tu dire me quello che dovevi scrivere. Visto che fai il genio, tu lo sai fare. Io, Nicola, se mi hai insegnato, io. Bene, allora fallo tu. Io. Sbruffona. Perché tu dire me sbruffona? Allora scrivimi. Io. Egregio Conte, deplorevolmente ho peccato, ho commesso il peggiore di... Per favore, Floricienta, sintetizzamento, parole chiare, brevi. Un'altra volta, cominciare. Massimo. Conte. Ti ho mentito, ti ho mentito. Io amo te. Io. Solo te.